Zanetti. Il centravanti si invola sulla destra, entra in area e nel territorio di caccia preferito fa secco il povero Soccio. 9 gol in 17 partite, sono poche per uno che negli ultimi anni ha segnato qualcosa come 52 reti, andando sempre in doppia cifra. Ed allora Anselmi, con la preziosa collaborazione di Baldassarro, di testa sigla il suo 10° centro in campionato, che vale il 3-0 per i suoi e mette al sicuro la partita. Nella ripresa la Sant cambia maglia, Gian Donato prova a cambiare la storia della partita. Fuori Magnante, dentro Campli, ma la storia rimane quella già scritta a tinte giallorosse nei primi 45 minuti. Il cuore dei rossoblù produce comunque qualcosa di buono. Carpineta però non è in vena di regali, nonostante il clima natalizio, e chiude senza pietà la saracinesca prima a Campli e poi ad Amelia. Stessa sorte per Cozzolino, il cui tentativo termina tra le braccia del giovane portiere, abile a ripetersi nuovamente su Luca Campli. Per chiudere una giornata iniziata male e finita peggio per la Tessa, c'è il malore, una congestione per fortuna senza conseguenze, del bravo portiere Soccio. Tanti gli applausi del pubblico di casa per lui, altrettanti per i propri beniamini, che da questa sera mandano un chiaro segnale di forza al campionato. 38 punti in classifica, una sola sconfitta, col titolo di campioni d'inverno in tasca, sognare a questo punto è un obbligo. Adesso in silenzio stampa, bocche cucite e poca voglia di parlare. Bisognerà far gruppo, capire i motivi di questa inaspettata debacle e reagire prontamente.